Benvenuti alla sesta video lezione del corso su Input-Output Rejection e sulle pipes. In questo video vedremo proprio questi argomenti molto interessanti, molto utili. Sempre, chiaramente, sempre in modo molto semplice come il video precedente. Prima di iniziare dobbiamo dire che il Linux è tutto un file, abbiamo già visto. E quindi abbiamo vari canali che usano i comandi per comunicare, per restituire informazioni. Quindi con i comandi chiaramente possiamo comandi hanno bisogno a volte di un input, qui abbiamo lo standard in, ovvero un canale di un programma, può essere anche un file, per esempio un comando che legge da un file e elabora il file, quindi tipo less. E standard out, un canale per il risultato del programma, chiaramente. Il risultato del comando, vuol vedere il risultato, quello va in standard out. E queste sono praticamente le varie posizioni, diciamo, memoria che usa la shell per mostrare risultati, tenere l'input. Tutta una cosa interna, a noi nascosta, ma che la shell usa per le proprie operazioni. E standard error è un canale invece per l'elenco degli errori. A livello predefinito vediamo che standard out e standard error non vanno in un file finché finiscano in questo. Si usa la tecnica chiamata rejection. Normalmente vediamo, come abbiamo visto fino adesso, i comandi ci davano sotto, veniva sotto, davano un comando, sotto ci veniva dato il risultato e poi data possibilità di fare un altro comando. Alla fine così, il terminale, quando ottieni un risultato, poi puoi fare, dare un altro comando. E può essere utile, per esempio, per controllare eventualmente vari comandi che vengono eseguiti, per esempio, molto spesso, per esempio, controllare gli errori nei web service, cioè nei web server, voglio dire. E quindi per controllare eventualmente anche i log, è necessario quindi che i comandi, per esempio, che vengono dati a volte finiscano in un file. Non dobbiamo vedere eventualmente che potrebbero essere, servire per scoprire problemi. Vabbè, questo è un esempio. La redirection può essere utile per altre cose, però per esempio questo. Viene eseguito un comando, viene creato un file di log con l'orario in cui quando è stato eseguito il comando, che errore per esempio è restituito, o anche se è nato anche successo, chiaramente, log tutto. E redirezione dell'output si usa il maggiore. Comando maggiore non fa. Per esempio ls homluca maggiore ls resource.txt. Poi invece generare un errore. Poniamo che un picco non esista. E ls qua no such file directory. In questo caso però vediamo, quindi in primo caso homluca esiste e il risultato di ls homluca, cioè la lista dei file directory presenti in homluca, va nel file ls resolve.txt, e questo è semplice. Invece se noi diamo un comando che dà un errore, in questo caso abbiamo fatto con questo operatore abbiamo fatto il redirect dell'output, ma non degli errori. Quindi in questo caso, dato che il comando ha dato solo degli errori, non ha restituito un output, il file è vuoto. Anzi, visto che abbiamo dato lo stesso nome del file, ha sovrascritto il risultato di quello che abbiamo usato precedentemente, perché abbiamo usato maggiore e non maggiore maggiore che scrive sotto, che va alla fine del file e si accoda, e questo serve chiaramente per i log in cui si
molte operazioni vanno scritte e si susseguono, altrimenti se diventa grande poi si viene creato un altro file. E il file però si è sovrascritto, se vogliamo che i risultati per comandi si aggiungono sull'altro, maggiore, maggiore, come detto. E non sovrascrive il file precedente, ma si posiziona a fine del file e comincia ad accodare il nuovo contenuto. E abbiamo visto però che un pipo non esiste. Come possiamo mettere nel file, in questo, se per esempio il comando non restituisce un output, ma restituisce solo degli errori? Questi tali errori usiamo 2 maggiore 2 perché il canale degli errori, lo standard error, ha come codice al suo interno per regolarsi la shell, lo riconosce come codice 2 col file descriptor 2. E lo standard in quindi vuol dire che ha il file descriptor 1 e lo standard out presenta il file descriptor 1. E potremmo anche avere la necessità, chiaramente, ecco, sempre parlando dell'esempio dei log del file, dei log di un web server, e standard out, standard error in un solo file. E quindi in un solo file possiamo usare, qui ho messo un po' di esempi, sono i tre modi che si può fare. Questo è il modo più antico, antico, tra virgolette, quello più classico, che è supportato anche dalle vecchie versioni della Bash. Gli ultimi due, vedete che c'è, si vanno sia con maggiore, 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 capite bene da come visto prima la differenza. Quindi questo maggiormente sarà, questo qui chiaramente è usato soprattutto per i file di log. E ok, ls output. Quindi queste sono un po' le tecniche per fare la redirection sia di standard out e standard error. Ok. A volte potremmo anche fare la redirection dei messaggi indesiderati. In dev null. E quindi mettere come una specie di cestino. Ma più utile secondo me è la redirezione per esempio dello standard in. Abbiamo parlato dello standard out e standard error insieme, standard error. Adesso vediamo lo standard in. Usiamo il comando cat. Chiaramente riferimento al gatto. Quindi cat nome file 1, nome file n. Con cat quindi con argomenti. Cat serve per visualizzare e concatenare, quindi se per esempio ne accodiamo come argomenti più di un argomento, più file insieme, chiaramente piccoli file, perché cat ve li visualizza. Non puoi tornare indietro e andare avanti come con l'S. Quindi un S file molto piccoli, tipo di poche righe, e li puoi mettere insieme con questo comando. Cat senza argomenti prende in input del testo e lo restituisce nello standard out. Quindi se noi diamo cat così, senza argomenti, quindi scriviamo cat, basta. Lui lascia il puntatore, ti lascia scrivere finché vuoi e fino a Ctrl D. Però cat così senza argomenti lo restituisce nello standard out. Ma noi chiaramente vogliamo che, dato che sappiamo come si fa la redirezione dello standard out in file di testo, vogliamo che vada in un file. E allora, come possiamo fare in modo che vada in un file? Usiamo cat
senza argomenti in questo caso, cat maggiore file.txt. Quindi anche in questo caso, non avendo preso degli non essendoci argomenti, lui continua, ti lascia scrivere fino a che non premi Ctrl D e viene creato quindi il file txt e non viene solo restituito standard, ma viene proprio creato il file txt. Pipe, comando 1, pipe, comando 2. Lo standard output del comando 1 diventa lo standard in del comando 2. Quindi vuol dire, diamo un comando 2, un comando 1. Questo comando 2, comando 1 restituisce un output. Questo output ci serve come input del comando 2. Ecco, per esempio, ls omluca, quindi la lista dei file e directory contenuti in omluca, che restituisce quindi un output, la diamo come input a ls, che ci permette di avere a disposizione, di andare avanti e indietro, cercare nel file, quindi avere possibilità quindi di maggiormente gestire l'output. Poi possiamo usare unique, quindi dato che stiamo parlando di una lista restituita da ls omluca, possiamo usare unique, che accetta una lista già ordinata, quindi anche qui vedete che possiamo usare un altro pipe per sort e ordina la lista. Poi il risultato dell'ordinamento elimina poi gli elementi ripetuti. Chiaramente una lista già ordinata, quindi è chiaramente anche più facile da togliere gli elementi ripetuti. Per quello che vuole una lista già ordinata, così più veloce da ordinare. Poi VC, che chiaramente non ha riferimento con il bagno, numero di righe, parole e byte contenuti in file. E qui, anche qui, se volete, qui vi dico proprio solo proprio pillole su questi comandi. Chiaramente, se volete approfondire, dovete sempre andare a vedere su MAN o anche su altri tutorial nella rete. Quindi, grep invece, molto carino. Possiamo sempre usare anche qui il pipe, dopo aver quindi ordinato la lista, eliminato gli elementi ripetuti, possiamo filtrare solo quelle righe che contengono prob. E questo va proprio qui, una specie di filtro di ricerca che prende tipo un input file di testo e ti restituisce solo quelle righe file di testo che contengono una determinata scheda. Anche qui gap non si limita a questo semplice comando, sempre guardate male. E tail invece restituisce le ultime 10 righe di un file. Add restituisce dall'altra parte le prime 10 righe di un file. Se vogliamo invece specificare il numero di righe da visualizzare, si usa meno n, che qui continuiamo sempre il nostro comando, abbiamo ordinato, eliminato gli elementi ripetuti, vogliamo visualizzare solo le ultime 5 righe. Ecco, ritornando al nostro esempio sui file di log, se vogliamo vedere il progresso di un file in tempo reale, per esempio un file di log che si completa via via dalle varie richieste, gli utenti si collegano al sito, vanno alle varie pagine, ecco, viene restituito un errore, ci dicono viene restituito l'errore a questo orario, noi possiamo seguire il file di log con l'opzione tail-f. Possiamo vedere le ultime righe che si vedono, però le vediamo in tempo reale il file che si completa. Molto molto utile. E fate gli esercizi, ci vediamo al prossimo video con la soluzione degli esercizi.